Bene, siamo a Pisa, questo è il vivalto per piombino che ho preso, parecchio scassato, non funziona niente, è come se fossero carrozze morte. Qui i soliti jazz per la Spezia ormai, ci sono loro. E a noi ci aspetta un bel Intercity. Arriva? Niente nuova livrea. Ci siamo. Eccoci. A me non piacciono queste carrozze, ma proprio zero, zero assoluto. Qui arriva la semipilota più brutta mai creata. Intanto, noi si parte subito. Allora, è vuota questa. In che velocità? Sì. Allora, non c'è nessuno, ma proprio nessuno. Questi servizi si reggono in piedi solo perché li finanzia il MEF, se no, zero. L'Intercity li finanzia il MEF. Non sarebbero sostenibili con i soli biglietti. No. Transito a Pisa San Rossore, cosa che non succede con nessun regionale. Chiaramente è una stazione di scambio con la Pisa Lucca. Allora, le presi mesi fa e la cosa non è cambiata, mi fanno... No, dai, cagare no. Credo forse è un po' esagerato, però non mi piacciono. Le reputo carrozze adeguate per un Intercity, ma è stato fatto malissimo il revamping, secondo me. Poteva essere fatto molto meglio. Però c'è da dire una cosa, almeno sugli Intercity usano il materiale vecchio e lo migliorano il più possibile. Almeno questo per fare economia, come è giusto che sia. Queste sono le più giovani, hanno 37 anni. Le UCZ, le più vecchie sono le Grand Comfort con mezzo secolo, eppure le usi senza problemi, con revamping sono praticamente carrozze nuove, al contrario dei regionali che buttano via roba pienamente funzionante come le S42. Vabbè, ovviamente come detto questi servizi si reggono in piedi solo perché li finanzia il MEF, quindi lo Stato, perché non sarebbero sostenibili, infatti non c'è nessuno. Sono vuoti, non potrebbero sostenersi da soli con i soli biglietti. Siamo già arrivati alla Spezia Migliarina, chiaramente come tutte le volte che veniamo qui. Ma al solito ci sono i merci a rompere i coglioni. Vediamo se c'è qualche rotabile storico. Qui, le 4, io so, 4 e 28 come si chiamano. Lì c'è il tigre storico. Poi c'erano 100 porte, mi sembra. L'altro non l'ho visto, forse 636, ma non l'ho visto. Ma sta lì sta cosa? Non lo so. Mi sa piuttosto il rock, quello bruciato, dov'è finito? Demolito. Inspire the next. Ma ci sia San Giuseppe di Caro, ci troviamo quello. Che meraviglia. Qui intanto c'è un tigre. E a proposito di tigre, è uscita in questi giorni la notizia che sarebbero finite le revisioni per loro. Potrebbe anche darsi se davvero arrivassero locomotive nuove, quindi nuove tracks. Perché se no 170 tigri su 176 delle 652. Cioè sono praticamente tutti in servizio. Non puoi toglierli ancora, quindi... Che l'hai realizzato, si fa a 30. È vero. Bene. Non puoi sostituire 170 tigri. Non ancora. Magari in futuro sì. Siamo alla Spezia. Questo è il rock, quello con la livrea pubblicitaria che è uscita, mi sembra, in questi giorni. E qui alla Spezia. Noi abbiamo un prima serie. Abbiamo un treno più comodo di un Intercity. Mi fatto di prima serie. Bene così. Stanno come si muove. Questo è il trattamento che si merita. Questo è uno dei vivalto che non ha subito gli interventi di restyling, ancora maniglie blu. Eh sì, questo è proprio originale originale. Noi andiamo su e non lo so, verso Chiavari, che era la stazione dove si era riempito l'ultima volta. Ci spostiamo giù, almeno non abbiamo persone che ci rompono le scatole.
Allora, siamo a 6 rock alla Spezia. Rock, vabbè, tanto ormai è l'abitudine. Dai. Questo lo buttano sul sesto di Levante. Auguri. E qui abbiamo il treno numero 1 regionale, meglio dell'Intercity, ragazzi, che fatto di prima serie, non sottoposto al restyling. Non è stato sottoposto al restyling. Il restyling che è arrivato con la livrea DPR, che ha portato le maniglie arancioni. Non è vivo alto. Siamo a Sestri Levante, ci sono due vivo alto su quelli che fanno Savona Sestri Levante. Non è proprio il treno più adatto, direi di no. Ecco il vecchio fabbricato. Questo è il vecchio fabbricato di Rapallo, allora. Comunque siamo già a Rapallo, a Chiavari non è salito quasi nessuno, al contrario dell'ultima volta che si era riempito. Meglio così, ci va di lusso. Siamo in arrivo a Brignole. Non è nemmeno così faticoso questo viaggio. C'è di peggio. Ecco, guarda. Qui c'era qualcosa. Di qua? Ho visto male o c'era qualcosa? Ma vedi che... Poi... No, ma era di qua, mi ricordo bene. A voglia se c'è di peggio. E si chiama Pontremolese. Mamma mia. Che disastro. Di là c'è un vio alto. Eccolo qua. C'è tipo... Eccola lì. Guarda lì. Guarda lì. Eccola lì. MDVC. MDVC apribile. Vedi che mi ricordavo bene. Anche la DCR allora è accantonata. Quella non la so. Qui c'è il deposito di Brignole. Con le 464. Ce ne sono solo due. L'ultima volta che ci sono stato era... c'era una parata. Proprio una parata di locomotive. Vai. Santo cielo, ragazzi, ma si può ottenere un treno così? Un treno nuovo? Tra l'altro con gli stessi graffiti che erano l'ultima volta che siamo tornati noi. Cioè, questo non l'hanno mai ripulito. Lasciamolo così e fine. Che cagata. Magari scambiano questi, forse con il Piemonte, non lo so. Qui arrivano i TAF, è sicuro. Magari scambiano questi e mettono i jazz su alcune delle linee del servizio metropolitano. Avrebbe senso. E questi non ci stanno a fare nulla qui, tanto... Ottimi treni, ma non. Cioè, non li puoi mettere in doppia sulla linea per 20 miglia, per non so quale arcano motivo. Quindi spero facciano questo scambio al più presto, soprattutto per i. Non per me, chiaramente, per i liguri. Prima sono tutti. Ah, un E403 in soccorso in Intercity. Curioso. Non ne mettono così a caso. Siamo sul treno per San Giuseppe di Cairo. Questo? Cos'è? MD tutte guaste. Qui c'è il mio caro Minoetto. Mitico Minoetto. Tenuto da schifo. No, là dietro una porta. Siamo arrivati a San Giuseppe di Cairo. E adesso. Oh, stai buono, ma non posso più registrare. Mamma mia. Giornata disastrosa. Ora ci dirigiamo verso il demolitore, la Vico. Parla di bella esperienza, ma guardate dove siamo finiti, c'è macchine. Fermi qui. Qua. Però si va per stazione. Ma vi rendete conto? Adesso c'è l'industria. Ah. Invece che cammino di Santiago, cammino per San Giuseppe di Cairo. Madonna. Andiamo da tutt'altra parte, a sinistra. Sinistra. E andiamo a sinistra. Ragazzi, benvenuti a San Giuseppe di Cairo. Abbiamo un po' di roba da vedere. Un specifico così ci arrestano. Non avete idea di... Più che altro io e Nick di che ansia enorme. Madonna, nel fare un chilometro tra la strada e tutta l'entrata per... Io mi permetto di parlare per questa zona industriale. Mi permetto di parlare ora perché il mio telefono è morto, quindi non posso fare video. Però, cioè... Vedremo se alla fine ne passa la pena. Già trovarmi nel media apribile aperta mi garba. Ho paura però, quello sì. C'è una Witch X. Qui è una mazinga tutta tappata. Qui è un'altra mazinga. Lì una passante 3 Nord. Lì c'è un'altra MDVC.
Eccoci. C'è la casa notte. Passante in livrex MPR, ma da quanto è che non la vedo? Ce n'era una in Toscana, anzi più di una in Toscana. Posso fare una prova? E una me le ricordo. Me la ricordo, me le ricordo, qualche volta le vidi arrivare a Pontedera e da piccolo non mi piacevano perché per me erano brutte. Come aspetto, adesso pagherei per riaverne in servizio. Siamo su una Witch X, ragazzi. Dai, ragazzi, mamma mia. C'è il caimano. C'è il caimano? Sì. C'è il caimano. Poi ci si va. Oddio. Qui sta accedendo il pavimento. Sì, questo è polvere fitto. Madonna. Ma se sei allergico esci fuori. Questo è un corso pilota o? Pilota. Ma... Ho portato la roba per cambiarmi, ovviamente. Gente, prima di tutto, ovviamente, pilota Witch X. Guardate qui, questa qua è tutta polvere. Questa è accantonata da tipo... Questa è da tanto che è accantonata. Però c'è il coso della mochina. Davvero? C'è il dispenser. Vediamo se funziona. Ma io sono abbastanza... Sì, funziona, funziona. Questa era l'area disabili che fu riadattata durante la ristrutturazione sulle pilote. Prima facciamo una panorama. Sì, sì, prima si fa tutto. Che c'è un istintore. Qui l'area per le bici. E ovviamente. Le sci. Eh sì, guardate un po', passante tenore. La Vespa muratrice non ti fa niente, tranquillo. La cabina. Oh, c'è. E qui. È letteralmente uguale a quella della pianura del passato. Ragazzi, mi viene un colpo. Oddio. Sentiamo un po' Dani che ci dice... No, no, non so guidare un treno, mi dispiace. Non ci piano. S46 e 633. Minchia. Immagino siano comprese le 632 perché, sai... Questo è il manettino di comando, se non sbaglio. Una parte, Super parallelo, parallelo. Questo però mi sa che serve solo per i motori reostatici. Perché non, non avrebbe senso, cioè, queste sono le configurazioni... Qualcuno sta fottuto sì. Questo. Poi, se devi sono buoni, però. Non mi ricordo. È pieno veramente di polvere. Super parallelo, no. No, PP super parallelo, questo allora, cos'è? Che ci si può portare? Io c'ho l'MD passante. Non mi ricordo. Della passante. Chiedo scusa, ragazzi. Questo è il pannello SCMT. Qui c'è il freno d'emergenza. Io lo voglio c'era. Chiedere. C'era. Veramente, guarda, spettacolo. SCMT. Ragazzi. Come si smonterà questo? No, sai che c'è? Io mi sa che non mi porto via nulla, cioè io no, non ci lascia stare. Perché? Ma no, Toscana c'erano, ce n'erano parecchie, pure intermedie. Sono importanti per me. Questa è stata ristrutturata nel 2001 e si vede come in passato ancora si pensava al comfort. Sono, no, questi sono scomodissimi. Questi non sono comodi. Ma questi, no, questi sono comodi. Sì, sono no, morbidi. Stacci, prova. No, non vabbè, sono... lo so come sono, so benissimo. Però questi sedili qui sono veramente comodi. Questi sono i sedili del primo allestimento, che poi c'è il secondo, con i sedili dell'MD. E l'antincendio, esatto. Questi sono sedili molto comodi. No. Apri la porta? E come? Ovvio che sì, se non lo blocca il macchinista, ma il macchinista sì. Non c'è. No, apri. No, lascia stare. Non scendi, niente, ti passo questo. Scendiamo. MD passante. Come cavolo si sale? Aspetta, mettiamo questo su intanto. Guarda cosa si sta aprendo. Ok, no, è la guarnizione della ruota. Ah, bene, ok. Si sta aprendo. Qui, vabbè, classiche MDVC come le abbiamo viste. Non ci sono le luci. Però il design delle MD originali è molto bello. Qui c'è il numero di serie, ve lo faccio vedere. Questa è la pilota. 850. E c'è una Mazinga. E ora andiamo nella cabina. Pilota MDVC. Qui intanto c'è gente che non sa dove deve andare. Eccoci. C'è anche la cabina della cabina della è pure apribile l'intercomunicante della MD. Madonna. Ma
passante. Questo sì, non ci smuoverà questo... mai più. Mamma mia, ma questo è proprio difficile da guidare. Cavolo. Scusa un attimo, il mio è sempre lì, vero? Sì, mio... è là dietro. Allora, questo è proprio con città. Cioè, tipo camuto. No, sarà registrato. Segnalazione slittamento. La lampadina della 663. Pure? Sì. Ecco, questo ha a che fare con il reostato. Sono i comandi per le, le varie resistenze del reostato. Il tergicristallo manuale! Madonna. L'emozione è tanta. Questi sono per i fari? Questi sono, mi sa, per i fari. Non vorrei sbagliarmi. Oh, qui accendi qualcosa, giri. Qui c'è l'altro lato della pilota. E qui, madonna, quanto è stretto. E qui si può passare. Che figata. Mazinga 005. C'è una cassa ralta revamp, ce n'è anche una originale e andremo anche in quella originale. Non c'è nessuno. No, c'è di là. No, va bene, no, di là. Andiamo a vedere la revamp e poi nella originale. MD, questa Mazinga no revamp. E è aperto. Vado in cabina. Andiamo in cabina a vedere, vai. Vai, vai. Qui c'è i posti per le biciclette. Ah, anche nella revamp? Più vecchio stile, sì, sono qui a terra. Cioè i posti per le ruote. Ah, è vero. Guardate qua che bella. Questo è bloccato. Infatti. La Mazinga. Povera Mazinga. Ah, sempre sognato di farlo. Ok, possiamo andare? Vai. Che figata. Sì, beh, sta per ora... No, scherzo, poi rischio di gufarla questa giornata. Qui c'è un altro pannello SCMT. Su quello rosso, ripetizione segnali. Riarmo freno, madonna. Il mio finestrino? Qualcosa so, non è che io sia proprio esperto. È fighissima, niente da dire. Questa roba c'era, visto del Dio. La Mazinga. Noi vivevamo di questa roba. In Toscana, da che ho ricordi, tantissime MD, veramente. Tante, tante. Cos'è la bonificata? Questa? Una con la prima classe, non si può. Abbiamo una cassa ralta revamp. Che io volontariamente non presi e comunque non trovammo. Perché l'ultimo viaggio lo feci sulle originali. Ho tolto completamente le cose dalle. Pellicolatura eseguita, revisione ordinaria agosto 2017. 2017 sì, direi di sì. No, ci sono vetri, fermi. No, prova di là. Sì. No, a parte questo, ma. Perché c'è per il. Provate a spiegare. No, di là. UCZ XMPR. No, non c'è niente. Casaralta revamp. Occhio anche a dove mettiamo le mani. Questi, no. Se sentite questi. Guarda che anche sforzi enormi. Dici? Dentro. Dentro non ci puoi andare. Ah, oh, via. In che senso bonificata? Guarda per terra. Queste sono le casaralta bonificate dall'amianto. Quindi è bene evitare, lasciarle dove sono. Perché. Guarda, qui non si scherza qui. Come ha detto Manu, non dalle particelle dell'amianto, ma dalle fibre. Sì, vabbè. L'amianto è pericoloso quando è in forma fibrosa. Non fateli entrare. Queste MD vengono dalla Calabria. Forse anche dalla Sardegna, sai? Se vengono dalla Sardegna, sono... hanno ricevuto solo la Riverex MPR. Se vengono dalla Sardegna, dentro sono rimaste agli anni 80. Se vengono dalla Sardegna. Qual è dalla Sardegna? Comunque qua c'è tipo delle panche, uno si può sedere tranquillo. Queste sono accantonate da tanto e messe parecchio male. Oltre al demolendo dalla Calabria, laggiù c'è la Ale 582 in Livrex MPR, ma è di Trenord? Manu,
È di Trenord quella 582? Sì, ma è di Trenord. Sì, sì, ex MPR, però è di Trenord. Ma cosa fa tuo padre? MD Revamp anche. Ma che io, a quanto pare non ha avuto vita lunga. MD Revamp. Ma cosa è successo a questa MD? Tra l'altro è di prima classe. Come fa a essere ridotta così? Vado a vedere. No, no, è tappata, è tappata. Questa qua è aperta. Questa è aperta. Come fai a... Boh. Tenete d'occhio il trolley, I sedili sono quelli revamp. Quindi niente di speciale. Questa è una di quelle con il tubo. Fate molta attenzione. E qui, oddio. Fate attenzione. Madonna. Ma qui c'è il sedile. Leggermente. No. Qui ci si fa male, ragazzi, ci si fa male. Allora, non è un posto per tutti questo. Questo non è di prima classe, ci sono c'è scritto prima classe. Poi. Guardate qua, madonna. Allora, a parte questo, questo ogni posto, pieno di vetri. Questo San Giuseppe di Cairo non è un posto per tutti, ve lo dico subito. Non è nemmeno raccomandato, no, no, no. Bisogna avere cervello. Accortezza, maturità, se no state fuori da qui. No, non è un gioco questo, c'è pericolo di incontrare amianto e insomma bisogna comunque mantenere un comportamento consono e adeguato alla situazione e attento soprattutto e non fare rumore. La cosa più importante, come detto, attenzione a dove si mettono i piedi. C'è già roba più interessante, pilota PR e Ale 582. Sono sempre qui io. A parte le bombolette, ma... Foglie d'edera... No, veramente. Io l'altra volta non c'era qua tutto questo. Vedi, meno male che sono pieno. Bagno. Più facilmente. Bagno stile UCX. Meno male che l'iPhone alza la luminosità perché qua è veramente buio. Qui no, attenzione. Sì, vabbè, qua è pieno di vetri, quindi che qua c'è il palo. Allora, madonna. Vai. Sì, per questo che vi dico non è un posto per tutti. Eh sì, ragazzi, come dice Dani, non ho no, assolutamente no, ma stra sconsigliato. A parte i vetri. Il pericolo più grande qui è l'amianto. No, qua non c'è. No, non qui, in generale qua. Oddio, sta roba non la tocco. Questa è tutta Trenord del libro di bordo. Ce lo portiamo via. Qui si sono portati via le tutto. Qui si sì, non c'è più niente. No, attento a mano, attento lì. Oh, io di non mi fido. Cioè, mi guardano la valigia come se fosse chissà che. Però ragazzi, con la 582 davanti. Mamma mia, ma... fate vedere? O comunque il macchinista qui non sta molto comodo, cioè bisogna dirlo. Occhio che non so io. È tutto. Ah, qui c'è tipo il telefonino di bordo, però vale. Di serie. A voi. 631. Quello della 582. Vai. È un disastro questa carrozza. Oh, se no non era qui. Veramente un disastro. No, no, è per i vetri. Te l'ho portata io. Madonna. Ragazzi, mamma mia. Guardate qui che roba. Ce l'ha Manu. Controllatevi le scarpe, toglietevi i vetri che... dalle scarpe. Questa non si apre. No, si apre, e come? Madonna. No, è... sì, sì, si è aperta. Ma tutto rotto pure qui. No, via, via, via. Ci sei già stato te. Cioè, mi ricordo sto bombolette. Come si fa ad aprire le porte del PR manualmente? Boh. Vediamo se si chiudono. No, no, sono rotte, lascia stare. Ah, okay. Pieno di vetri. Da fuori. Andiamo, porto su gomma. E adesso la nostra cara 582. No, no, è Trenitalia. Sembra una 642. Sì, è uguale. Mamma mia, che nostalgia. No, è Trenord, Trenord. 031. È la 031.
Sì, sì, ma li tengono solo davanti. Sulle ali ci devo andare. Più che altro, allora, sì, anche di là chiaramente, ma qui ragazzi. Madò. Chi mi ci porta nella cabina dell'ale? Madonna. Qua dentro c'è tutto, ci sono i motori. A parte lo schifo che c'è su questa porta, ma oh. Sì, ci sono i motori qua che dentro. Che meraviglia, dopo ci vado a dare uno sguardo. Eccoci qua, anche qui vetro rotto. Madonna. Se qua l'hanno usato un'altra volta per, sulle stesse cose. Io ci sono già stato qui. Ci sono già stato in cabina. No. Questa è messa abbastanza bene. Dovrebbe esserci per aprirlo qua, ma dove cazzo è? Ecco, tanto il cazzo è chiuso. Pilota PR davanti. Sembra. C'è una cosa che sogna da fare da sempre: tirare la leva del software. Non va però. No, aspetta. L'ho bloccato. No. Cazzo, non posso non tirare la leva del software. Qui è bloccato questo. No, non è bloccato. Sì, c'è il. Ah no. Qui comunque l'ultima volta che ci stavo adesso sono portati via roba. Che roba. Che roba, ragazzi. Le ali. Mamma mia, tutto sporco. Le bandiere, quelle anti. Quelle per le emergenze, tipo. Incredibile, veramente. Bella. Ale. Veramente bella. Qualcuno volesse ci mettere l'ale. No, questa è bloccata, attenzione. Rotabili fatti, oddio. Rotabili fatti davvero bene. Sai quanto La prima classe. First class coaches. Mi ci stavo sedendo, c'è pieno di vetri. No, pieno di vetri, non vi sedete da nessuna parte, guardate che roba. Questo è buono, eh. Non pure le mosche. Non c'è nient'altro di qua. Sì. Non li toccare, non li toccare. Anche questo è rotto. Di qua è sano. Scusate, mi hai lasciato il trolley di là? No, qui c'è. Vabbè, lo prendiamo per. Madonna, via! Via! C'era un nido di calabroni. Mamma mia! Madonna, via! Ma che siete pazzi! La tendina la prendiamo? Ma santo di. Madonna! Sono cagato in mano. Lì è aperto, Madonna. C'era un nido di calabroni qui. Abbiamo rischiato, Calabroni sono pericolosi, Guarda quanti erano grossi. Le ali 642, e sono in un'altra zona, allora. Sono di là, magari. Ma secondo me non esistono nemmeno più. La 020, ragazzi. La 020. Da 0,20, sì, sono vive. Se sono vive. Bisogna vedere dove a sto punto. Da 0,20. Sì, magari sono diventate un palo della luce. Dio santo. Da 0,20, ragazzi, ma quanto funzionava bene. Da 0,27. Dai. Da 0,35 anche quella funzionava bene. Vedete se posso aprire queste elevate. Chiedo proprio Reggio Calabria. No, è che sono arrivati i treni nuovi. Di ragnatele mi fa anche cagare addosso. Essenzialmente. Ho capito, ma io vedo e sento. Questa. Io vedo e sento insetti brutti. Quindi da sbaglio o queste. Revisione. 2020. No, Rock cos'è? Scadenza revisione ordinaria. Scadenza è prorogata, vabbè, sì. Ma sbaglio o. È vero. O questa, ecco. Questo è un pezzo incredibile. È quella Milano-Torino. Ma questa, quella prorogata 2020 l'avevi già vista te, se non sbaglio. E non era che la questa fissata. No, qua non c'era. 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Questo è un pezzo unico, non scherzo. Cavolo. Conciata un po' maluccio. Lì c'è il numero di serie, che comunque stile Pisa è scoperto. No, è tappata, Nick, cioè, è tappata. Ah, è proprio. Sì. Questo è il numero di serie. Mamma mia. 920. Non entrare con tutte le sì.
Giovanni, questi li conoscete perché non li conosco. Sì, oddio. Sono i sedili del minuetto. No, no, sono simili, molto simili. Sono, sono quelli che vi ho mandato su, su WhatsApp. Sì, sì. Non sono, grazie, sono simili, sono più grandi forse. Mamma, sono anche comodi. Io mi ci siedo, non frega un cazzo. No, no, oh, magari, magari, magari non proprio qui. No, no, no. Sono i sedili del minuetto. Li devo provare comunque. Costi quel che costi. Versione più grande. Madonna. È il primo, può darsi sia il primo intervento di sostituzione? Sì. Credo sia il primo intervento probabilmente degli anni 90. Io non credo di averle mai viste così. Questo è più pulito, fatemi provare. Qui ci sono ragnatele. Cioè qua ragazzi si viaggiava bene, eh. Allora, sono strane, è strane. Si viaggiava bene. Sono strani questi sedili, sì. Che meraviglia. Però sono comodi, sembrano quelli del minuetto, sì, non sono un po' diversi forse. La forma la ricorda vagamente. Sì, sì, sono molto simili. Sono più larghi, ecco. Per un'emergenza, chi lo vuole tirare? Magari quelli del minuetto sono anche più comodi, eh. Quelli del minuetto difficilmente si battono. Se la giocano con quelli delle Witch X, messi bene. Oh, raga. Che? Ah, qui c'è un buco però qui, eh. Qui non si passa. No, no, qui non si passa. Questi sono i motivi. C'è una Sessi 3 che non ha i motivi quelli simili pannello fono assorbente, ma c'ha questi. Io non mi ricordo assolutamente che unità forse è. Forse la 1165. No, 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 era una. Non era con i sedili revamp. Era una con i sedili originali. Aveva questo motivo qua. E io non sono mai più riuscito a ritrovarla. Qui c'è lo strapuntino. Ah, parecchio scomodo. Allora, se questi sedili avessero il poggiaschiena comodo, non c'era nemmeno bisogno di sostituirli con quegli attuali revamp. Eh no. Perché davvero sono comodi. Sembra un piccolo relè. Qui intanto c'è il numero di serie della carrozza. Questo 008. Un po' d'aria. 008? Mm-mm. Cioè è l'ottava mazzinga pilota. Da costruita? Sì. Cazzo. A regola. L'ottava mazzinga. E questa, tra l'altro proprio con il design originale. La cabina le la voglio dare. Sì, ci sono anche parecchi vetri qui, mamma mia. Vabbè, comunque questa volendo si può anche chiudere. Cale di servizio? Vabbè, tanto sa che quella dietro. Mamma mia, qui ci hanno mangiato, fumato. Che schifo. Ah, io pensavo fosse un pulsante. Sì, non c'è più niente. E c'è la chiave una prima volta. Madonna, quanto è comoda questa sedia. Madonna, che figata. Dani, arrivo, arrivo. Cioè, ma qui c'è il... Queste porte le hanno revisionate nel 2008. Quanto si stava bene nel 2008, ragazzi. Ah, che bei tempi. Belli, belli. Vai. Per riuscire ad aprire la porta? No, no, è bloccata. Di là è aperta forse, andiamo a vedere. Proviamo ad aprirla di qua. Casalata, stavolta originale. O meglio, no revamp. Questa è la sedia della punizione. Quando ti metti al muro. Questa è la 830, mi è servito sino a 2 mesi fa. Era l'ultima che abbiamo preso? No. Sì. No, 837. Dove si riconosce? Madonna. Che roba. Cabina Casaralta. Gente, a bordo della 830. Cabina 830. Casaralta. No, no, no. 833. Sì, sono una delle sono... ultimissime pilota ancora vive. Ah, ancora viva? Sì, Sabieri. Cioè, quella originale 837 è ancora viva? Sì, è da Alessandria. Che roba. Come fa a essere ancora viva se è da Alessandria? È viva. Parallelo, super parallelo. Queste erano le configurazioni per le locomotive aerostatiche, sì. Quante c'è scritto? 16604, 464, 105. Non ho idea di cosa sia. Con loco ro... Con loco ro... Boh. Qui si può aprire, vedi, cazzo, non si apre. Aspetta. Sì. Aprite, aprite. Boh, che roba strana. Di là è aperto? Che figata. Ah. Madonna. Yeah.
si chiude da Dio. Allora, Madonna, ma quanto è tenuta bene poi? A parte quello strappo qui. Gente, questo è il servizio sui 9 mesi fa, ricordiamo. Ma io, boh, hanno 40 anni, però. Cioè, con un intervento di revamping fatto veramente bene, potevano avere vita più lunga. Qui, travi di legno, vabbè. Sapete cosa farei io qua? Chiuderei tutti i finestrini poi, per evitare che marcisca. Perché ci tieni la sua salute? Magari se arrivano altri, poi la trovano un po' in salute migliore. Sì, se ne lasci tutti così. Ma tanto questa se ne va presto, Allora, il passo dei sedili è corto, però Madonna se sono comodi. È, forse è come la 801, il passo da un sedile all'altro. Perché sono molto corti. Però veramente sono. Questa è un po' gonfia, quindi non è tanto comoda. Questa è questa è molto comoda. Il punto è che è rovente perché è al sole. Andiamo su a vedere che caldo fa su, il caldo delle Casaralta. Esatto. Questo dovrebbe essere comodo. Questo è comodo. È un po' sfondato, sì. Il conico caldo delle Casaralta. Quel cazzo di finestrino. No, Nick, qua. Si bolle. Altro che si porca. Questo non è marcia. Non ce l'hai. Madonna. Oh mio Dio. No, pericoloso, ma stai scherzando? Questa è la temperatura che c'era quando sono partito quella da Milano Porta Garibaldi dell'anno scorso. E c'eravamo noi, Ma ti rendi conto? Madonna. Sì, teniamo una cosa. Non circolano d'estate, no. D'estate è un patimento, veramente. No, è un patimento. Insostenibili, azzarderei. Cosa manca? Questa è la sedia. Ma quanto è comoda questa sedia. Ma scusa, ma no, c'è una differenza enorme tra qui e qui. Quando sono in servizio qua è anche fresco. Sì, è un po' più fresco. Qui. Ma solo non c'è paragone, c'è una cosa assurda. No, è. Madonna, veramente. Via, via. Solo perché c'è una Vespa, via. Bella, che roba. Allora, ho voluto fare un salto veloce nella UCX di nuovo. Giusto per vederla. Sono veramente affezionato a queste. Qui c'è il bagno, ma non ve lo consiglio. Qui c'è il ghiaccio. Perché? Gabbiani. Assolutamente non è un posto consigliato questo. No. Pieno di insidie. Tra vetri rotti e amianto è bene lasciarlo stare. Non questa carrozza, dico il posto, San Giuseppe di Cairo. Talmente l'ha fatta bene, pure con i revamping declassate dagli intercity regionali, che vai, la pedanina si chiude quando si chiude la porta. Sistema completamente meccanico, che però funziona da Dio. Si apre. Bene, si apre. Vieni a vedere un po' la pilota. C'è la Casaralta, bella. Farvelo rivedere. E è secco questo, ragazzi, è secco. Si vede che è secco. Questo è secco, quelli dei rotabili in servizio sono per lo più nuovi, veramente vi rimane la mano unta per tutta la vita. Andiamo, vai. La passante. Che figata. Non c'è modo? No, è chiusa. Ma qui è proprio una sigillata questa. È quella. Ma questa mi sa che è quella con i vetri che diceva Manu. Con i vetri di qualche locomotiva, non so. Signori, vediamo se va il cesso. Del 646? No. Forse del 636. 636? Se va l'acqua della. Che succede? Vieni dal lavandino. Funziona l'acqua. Ma penso, questo non lo tocco neanche a morire. No. Ragazzi, siamo nella stazione di Savona. Stiamo aspettando
quello da 20 miglia per Brignole e io dico come cazzo mi pare. E ci sono parecchi ritardi. Giusto un paio. A noi ci basta riprendere l'Intercity. Perché, insomma, ce l'abbiamo anche di prima classe, quindi. Situazione attuale, disastro. Siamo in cima MD da 20 miglia per la, per non lo so, per Genova. Noi dobbiamo andare a Genova. E strapiene ovviamente. E rischiamo veramente di non prendere il nostro Intercity. E ora vedremo cosa fare. Dovrebbe essere tipo, cioè scusa, l'Intercity si è volatilizzato. Purtroppo un'ora di ritardo. È a Ronco Scrivia. Nada. È andata così. È andata così. Abbiamo dell'MD. Ci rifaremo in questi altri due giorni. Siamo arrivati a Pisa Centrale. Finalmente. Patimento è stato questo viaggio. Accidenti. Comunque abbiamo ottenuto il rimborso. Lì c'è un nuovo livello, quindi immagino ci sarà anche dietro. Ah, ma abbiamo bruciato un viaggio in prima classe che non abbiamo fatto chiaramente perché lasciamo stare, sono successi i casini. No, era solo davanti, era ottimo, ex prima classe. Questo è proprio prima classe vero, effettivo, anche se ex è proprio lui questo che si sposta. Sì. No, la scherzo, madonna. Che meraviglia. E questo, sì, più comodo di un Intercity, cavolo. Migliore, numero uno. Sono incredibili questi sedili, veramente. E vabbè, partiamo. La prima classe ce la siamo trovata, anche se non era proprio quella che ci aspettavamo. E si vede pure il tessuto rosso. Madonna. Che figata. L'ex prima classe. Pochissime carrozze ne hanno fatte, 26. E tante ne abbiamo noi in Toscana.